annunciato per il 1° dicembre a Roma questo appuntamento al Teatro Italia con Dema in vista delle europee, quindi è ufficiale, Dema ci sarà. Ma se posso correggere, non è in vista delle europee. Le europee poi sono un appuntamento che, sul quale ci dobbiamo interrogare in questi giorni e soprattutto il 1° dicembre. È un appello a tutti quelli che in questi anni, in questi mesi stanno difendendo il paese, i diritti degli italiani e degli abitanti del nostro paese, che stanno lottando contro un sistema aggressivo, violento dal punto di vista finanziario e anche istituzionale, che non si rassegnano al tracollo del paese e all'annichilimento dei diritti, di ritrovarci insieme per vedere se ci sono le condizioni per costruire una ampia coalizione, un fronte democratico e popolare nuovo, fatto di gente credibile, non di persone che hanno tradito, certamente un luogo in cui non possono esserci corrotti, corruttori, mafiosi, razzisti e fascisti, ma un luogo includente e non escludente. Non la fotografia di qualcosa che il nostro paese ha già visto, se ci sono le condizioni per mettere insieme un campo così largo per costruire l'alternativa dal basso, come abbiamo fatto a Napoli e come si sta facendo in altre parti del nostro paese, allora le europee possono diventare anche un primo appuntamento elettorale nel quale confrontarci, sicuramente sì. Lei si candiderebbe in prima persona? Dicendo che stiamo ancora, questa è la domanda che mi farete il 1° dicembre. Il 1° dicembre sono in grado di rispondere, sicuramente vi posso però dare una risposta. La prima, che non lascerò mai il ruolo di sindaco, quindi anche qualora si dovesse registrare un entusiasmo talmente contagioso, tanto da poterci mettere anche il mio corpo e la mia carta d'identità, lo farei per guidare una coalizione, ma non per lasciare Napoli. La seconda che mi sento di dire è che per poter rispondere sì, per dire Dema ci sarà insieme ad altri alle europee, bisogna sciogliere da qui al 1° dicembre, molti nodi. Se anche un solo nodo resta non sciolto, noi non ci saremo, perché le condizioni che mettiamo per esserci sono molto alte, perché non ci piacciono i collage già visti, non ci piacciono i quarto polo della sinistra, non ci piacciono le cose già viste. Noi parliamo a tutti quelli che hanno la voglia di lottare non più solo per difendere la Costituzione, ma per attuarla e per dimostrare che il Laboratorio Napoli è qualcosa che può essere un punto di riferimento per il nostro paese e per la nostra Europa.